Un po', prova, microfono, prova, vediamo un po', fermo la sigla, vediamo un po' stasera, molti problemi tecnici di corsa, ma dovremmo essere online. Ciao Damiano, ciao Diego, che ci seguono dal podcast Spreaker. La diretta video è già partita. Oggi andremo in diretta solo con una videocam e chiaramente quella sullo Spreaker perché non mi funziona. Quella sul tavolo, vedete, tutto nero, quindi bene Diego, ho avuto dei problemi grossissimi negli ultimi 10 minuti, sia di linea internet che di telecamera, ma alla fine, proprio perché volevo andare in onda oggi, allora ho cercato di, utilizzare la ruota di scorta e alla fine ci sono riuscito. Torniamo sulla principale perché oggi vorrei, attenzione, vado un attimo a risagomare il video, ecco qui. Bene, la Science for Victory, ma c'è tanto da dire perché è una settimana che sono fermo, purtroppo, molti impegni di lavoro. Anche oggi sono, insomma, tardi, sono tornato tardi dal lavoro. Si correva il rischio di andare in onda. Avrei potuto, diciamo, spostare a domani, ma oggi alla fine farò una puntata introduttiva a questo bellissimo argomento, The Battle of Gettysburg. Ho preso, ragazzi, guardate, ho 4 pagine di appunti per quanto ci sia, tanto ci sia da dire, probabilmente della battaglia che, insomma, preferisco per quanto riguarda certi significati. Poi il film, diciamo il film Gettysburg, che poi fra l'altro oggi dirò anche qualche cosa sul film che non è proprio storico, certo, ci racconta alcuni risvolti importanti realmente accaduti, ma poi alla fine non è proprio il massimo dal punto di vista della fedeltà storica. Ovviamente il gioco sul tavolo, come potete vedere, è proprio Last Chance for Victory. Oggi ho piazzato uno scenario, MacPherson Ridge, proprio per parlare del primo giorno. Oggi descriverò il sistema, ma attraverso la descrizione del sistema chiaramente cercherò di dare anche dei lumi su quello che è successo il 30 giugno, 1 luglio, quello che non si riesce a capire dal film. 2 libri su tutti. Il primo libro che ho presentato è chiaramente quello di Kiefer O'Shara, vincitore del premio Pulitzer nel 74, se ben ricordo, ma alla fine sappiate che quel libro è un romanzo e vi presenterò diversi libri un po' più precisi dal punto di vista storico. Ricordatevi che Killer Angels è romanzato. Ciao Claudio, benvenuto. Scusate il ritardo, ma stasera molte noie tecniche. E quindi oggi avrò il piacere di presentare Gettysburg 1863, questo libro che ho proprio acquistato un mese fa. Mi mancava nella mia biblioteca di Carl Smith. Sapete che seguo sempre autori, diciamo, anglosassoni, che siano britannici o che siano statunitensi, e in questo caso presumo che sia americano, devo andare a controllare. E chiaramente nelle altre puntate, spero mercoledì, vi presenterò altri 2 libri, faremo anche un unboxing di non solo Last Chance for Victory, perché poi questo gioco che vedete sullo sfondo è veramente, non dico difficile, ma molto strutturato, niente di particolarmente complesso, però chi si vuole cimentare si cimenti pure. È chiaro che, ecco, vado sulla camera mobile, è un Hex Encounter, vado in dettaglio. Hex Encounter anche, come diceva qualcuno, di vecchia scuola, con esagoni piccoli, questo è dovuto anche alla scala. Ricordo che oggi vi faccio vedere una particolare, ma poi alla fine se faccio una panoramica, vedete che sono piazzate le 2 mappe, vedete Gettysburg, e qui siamo a un livello di un esagono uguale a 100 metri, quindi un altro dettaglio, le unità sono a livello di reggimento, anche qualche battaglione, dunque un sistema strutturato su questa scala. E vi faccio vedere comunque la bellezza di una mappa. Certo, scusate, non ho messo a posto le luci, oggi c'è un riflesso di un riflettore, ma vedete in dettaglio Gettysburg, che poi fu quel crocevia
che portò alla battaglia decisiva della guerra civile americana, quei tre giorni di luglio del 1863, in cui sono convinto che lì, almeno ricordatevi, non sono uno storico, sono un giocatore appassionato di storia, quindi ben diverso, ma alla fine, a forza di leggere, a forza di informarsi, presumo che lì cercasse uno scontro in cui costringere l'Unione, o meglio Abraham Lincoln, ad accettare la pace. Si dice appunto che aveva una lettera di Jefferson che non dico dettasse le condizioni, ma che cercava di trovare un accordo, perché il film, che ripeto è un film tratto appunto da Killers of Angels, da Killer Angels di Shara, alla fine lo dice fra le righe molte volte: sono stanco, questa battaglia, questa guerra è stata veramente cruenta, fratello contro fratello, e quindi lì anche vuole porre una fine a questo massacro. In effetti poi entriamo in contraddizione, perché Gettysburg non fu altro che un massacro, alla fine l'uomo è contraddittorio, e ricordiamo che la carica di Pickett per molti, a partire da Longstreet, fu un suicidio, annunciato, sì, e probabilmente lì aveva tanta fiducia nei suoi Virginians, era prima di tutto una guerra dei virginiani oltre agli altri stati che si erano alleati per fronteggiare gli unionisti. Ma ecco, quando uno dice voglio porre fine a questa guerra con uno scontro così cruento, beh, scusate, ma qualche dubbio viene fuori. E alla fine, danto che noi rimaniamo, torno sulla principale, che adesso voglio chiacchierare un po' con voi oggi, perché andremo poi nel dettaglio nelle prossime puntate. Dicevo, alla fine quello che esce dal film è un Lee dubbioso, stanco, quello che poi non era il generale tanto amato dai suoi soldati, tanto seguito dai suoi generali. E probabilmente, ecco, è stato molto criticato questo film per quanto riguarda appunto i connotati di Lee, forse nella sua, chiaramente nella sua discesa verso la malattia di cuore, verso la sua scomparsa, ma devo dire che non appare quel grande generale dei due anni precedenti. E invece, chiaramente, e questo è visibile nel film, è visibile nel libro, ma lo vedremo anche in dettaglio su qualche libro più tecnico, più storico, più sul pezzo, che Longstreet era per quella famosa campagna difensiva. E oggi ho messo proprio in risalto, rileggendo qualche riga del libro Killer Angels, quella frase in cui signore, siamo proprio sicuri, io vorrei aggirare e poi costringere il nemico ad attaccarci su un terreno scelto da noi. In realtà era l'opposto: Meade aveva appena preso il comando, Meade era il comandante in capo della forza unionista, subentrato a McClellan. L'altro giorno ho scoperto una cosa particolare, non so Diego, tu che sei esperto anche magari di guerra civile o sai qualche, diciamo, dettaglio sul retro del palco, ma Reynolds era stato a Reynolds era stato chiesto di prendere il comando dell'Army, di Army of the Potomac, come chiaramente questo nome Army of the Potomac, sentite la poesia in questa definizione, e Reynolds però rifiutò, adesso non mi ricordo per quale motivo, e chiaramente fu la scelta, cadde su Meade, che fu costretto da Abraham Lincoln ad accettare l'incarico. Chiaramente un Meade, un comandante in capo che prende l'esercito due giorni prima, beh, molti dubbi ce l'ha, ma in questa battaglia di Gettysburg Reynolds lo guidò, tanto è vero che Reynolds era a ridosso di Buford, parleremo oggi di Buford, perché in realtà, torno sul tavolo, questo McPherson Ridge
Ecco, siamo alle 3 in pomeriggio, parlerò ampiamente oggi e mercoledì di questo scenario, anche per spiegarvi il sistema e per spiegarvi prima di tutto il terreno di combattimento. A me piace molto questa grafica scelta, vi ripeto, gli esagoni piccoli non aiutano, i counter probabilmente avrebbero bisogno, vi faccio vedere dei counter in dettaglio, lo tolgo da qui, vediamo un po' se riusciamo, ecco questo è il 51esimo. Fa parte della divisione di IRF. Ecco, mi scuso, poi fra l'altro, ecco, vedete, vi faccio vedere il counter abbastanza, diciamo, non particolarmente curato dal punto di vista grafico, è una simbologia forse datata, ma ormai siamo abituati all'AMP che fa questi prodotti, va sul sicuro, perché poi tutti noi grognard o wargamer ormai di vecchia data seguiamo questa grafica, non ci disturba e accettiamo molto anche una simbologia della mappa, vedete, una simbologia della mappa semplice. Sì, grazie Diego per la conferma, io, cioè, sai, in questo caso ero preparato, Diego, perché l'ho letto proprio, non mi ricordo se ieri sera o stamattina, perché prima di fare le puntate mi rileggo diversi libri, rileggo nel senso, perché Killer Angels sono la seconda lettura e scopro sempre nuovi passaggi, e sono la seconda lettura anche di Gettysburg, di un altro autore americano, non ricordo, comprato qualche tempo fa. E Reynolds sì, però Reynolds poi, per chi non avesse, diciamo, qualche, non avesse nozioni su questo scontro, Reynolds era il comandante di corpo del primo corpo della famosa Iron Brigade, e che fra l'altro, ecco, vedete ragazzi, vediamo se ho la lavagnetta disponibile, sì, stiamo parlando della Iron Brigade di Reynolds che è giunta sul posto. Attenzione, ho piazzato il primo scenario, il terzo scenario, perché il primo scenario con Buford non aveva senso, è solo un avvicinamento. Ecco, ho piazzato, ve lo metto sulla mia telecamera, The Second Battle for McPherson Ridge, che è, diciamo, lo sfondamento, chiamiamolo, la presa di McPherson Ridge, la presa del primo, diciamo, della prima altura da parte del Confederato. Se andate a rivedere il film, e ve lo consiglio dopo questa spiegazione, il film è un po' confuso. Perché il film è un po' confuso? Perché alla fine, ecco, e qui chiaramente c'è la divisione di Heath, vedete che sta avanzando, molto più numerosa, ma anche il Confederato sta avanzando a pezzi. Ricordate che lì continua a maledire per tutto il film quel generale di cavalleria Stuart, appena trentenne ma stimato, gli occhi del suo esercito sono assenti, a differenza di Buford, che riesce a, si dice, a salvare il giorno, ma grazie, secondo me, alla velocità di Reynolds, che consiglia a Meade, attenzione, Reynolds che manda un messaggio a Meade: dobbiamo convergere su Gettysburg a tutta forza, perché si sospetta che l'esercito di lì si stia radunando. Ma poi alla fine, ragazzi, ecco, vado ad aprire un'immagine esplicativa di questi giorni finali di giugno, e ecco, sto aprendo, vediamo un po', oggi non funziona niente chiaramente, vediamo un po' se riesco a tornare in diretta. Sapete quando c'è la giornata che non promette nulla di buono, e questa è una giornata che non promette di buono, in quanto praticamente si è bloccato anche praticamente il mio Gmail, quindi non riesco a scaricare le immagini. Vediamo un po' se riesco con un altro, no, lascio stare, spiegherò sul libro direttamente l'avvicinamento. Vediamo un po', ecco, vedete ragazzi, oggi è giornata un pochettino sfortunata per le spiegazioni. Vediamo se riesco in diretta a trovare la mappa di avvicinamento, le origini della campagna. Ecco, sto aprendo il libro storico, chiaramente certe immagini sono esplicative, anche si trovano anche su Killer Angels. Ricordo che Killer Angels poi è una frase
detta da uno dei protagonisti del film, Keanu Reeves, diciamo il padre putativo dei Chamberlain, dei ragazzi Chamberlain. Ricordo che ce n'erano tre a combattere. Ecco, sto cercando la mappa di avvicinamento a Gettysburg, vediamo un po' se la trovo. No, chiaramente non la trovo oggi, ragazzi, è fantastico quando ci sono i problemi non si riducono ma si raddoppiano. Sto trovando di tutto, la battaglia di Brandy Station. Vediamo un po' se mi aiuta un browser che funziona. Oggi non funziona nemmeno, apro Microsoft Edge, vediamo Gettysburg. Vedete, sto cercando in diretta una mappa di Gettysburg che mi descriva velocemente, eccolo qui, vediamo se va bene questa. Sì, ecco, Save Images, vediamo Gettysburg 1. Oggi lavoro veramente in maniera selvaggia, ok. Adesso lo vado ad aprire, signori, vediamo, eccola qui, ho trovato la marcia di avvicinamento, finalmente la chiamo Road 2. La metto sempre, ok, e adesso la vado a mettere sul desk. Ciao Max, vorrei sapere oggi chi mi manda le maledizioni. Vado a mettere la mappa per farvi capire un attimo gli avvenimenti. Ecco qua, Road 2, ecco, ingrandisco la mappa, eccola qui. Bene ragazzi, metto anche la lavagnetta per tornare a illustrare questa avanzata. Ecco, vado a mettere il segno rosso, ecco qui, con un tratto doppio, in maniera tale, ecco, cambio anche la mia XSplit WCAM, la metto più in piccolo, ecco qui. Bene, ecco, siamo sull'avvicinamento dei due eserciti a Gettysburg, ma in realtà bisogna capire perché poi, ecco, alla fine. Io penso che molti che non sono interessati all'avvenimento ma appassionati di storia abbiano seguito il film, però il film in realtà fa capire poco di questa ragione per cui si scontrarono gli eserciti a Gettysburg. Qui siamo solo a un episodio, vi faccio vedere però che Gettysburg, guardate quante strade convergono su Gettysburg, ma è proprio questa la ragione. Abbiamo, ecco, se seguite la mia, vediamo un po', ecco, la metto qui, se seguite questa mia linea rossa, questo è il percorso in rosso dell'esercito di Lee, dell'esercito confederato, che nel suo movimento viene aiutato dalla schermo dei monti, e chiaramente è un avvicinamento da nord verso Washington, l'obiettivo di lì mettere sotto pressione l'Unione è praticamente un last gamble. Ecco qui che poi ritorniamo a un parallelo molto azzardato, d'accordo, un parallelo azzardato che ho fatto con Napoleone, Wellington, Capra e Braxias o Bruxelles, perché alla fine è un tentativo di lì di andare direttamente al centro vitale dell'Unione, la capitale, Washington, e mettere sotto pressione la capitale forse avrebbe dato, non dico la vittoria a Lee, ma una pressione militare che poi si sarebbe trasformata in pressione psicologica, politica, e avrebbe costretto Abraham Lincoln a una pace magari con una sorta di accordo fra gli Stati Confederati e gli Stati dell'Unione. Ecco, lì tenta di, chiaramente senza essere scorto, di avvicinarsi attraverso il Maryland, la Pennsylvania, e la Pennsylvania è veramente tanto verde, e cerca di avvicinarsi a Washington, mentre l'esercito dell'Unione, e che Abraham Lincoln voleva più all'offensiva, una delle ragioni per cui Abraham Lincoln sostituì McClellan, e l'esercito dell'Unione va a, diciamo, sospetta questo tentativo dell'armata della Virginia, dell'esercito di Virginia, e tenta di fermarlo, è un movimento in parallelo, vedete, 17 giugno più o meno 25
e i due eserciti poi si ritrovano a Gettysburg. Gettysburg in realtà era già stata indicata forse come crocevia da Lee e Longstreet, perché tante strade convergevano su Gettysburg. E chiaramente mi è venuto in mente poi, analizzando di nuovo, ecco, vedete, poi più si studia, più si approfondisce, mi è venuto in mente poi che Napoleone all'incirca, sicuramente con delle evidenze, cioè con delle differenze veramente sostanziali, Cat Bra, che è un crocevia che gli permetterebbe di lanciarsi verso Braxas, però a Cat Bra non riesce a sfondare. E qui abbiamo una Gettysburg, che è un crocevia che permetterebbe a tutti i corpi, ricordatevi che lì aveva l'esercito molto disperso, ma stiamo parlando di un esercito di 70.000 persone che doveva sfamarsi, quindi ogni villaggio che trovava un corpo o le divisioni, che poi, ecco, il corpo avanzava ma le divisioni non erano sempre unite. Ricordate che Longstreet ancora il 1 luglio dice: la divisione di Pickett è ancora indietro, mi pare disse a 16 miglia indietro. Ecco qual era il problema degli eserciti del XIX secolo, e mi pare che i problemi che incontrarono sia Wellington che lo stesso Blücher che lo stesso Napoleone a distanza di 40 anni e poco più non sono cambiate. Abbiamo questi corpi d'armata, questa invenzione napoleonica, che comunque per farli muovere in parallelo hanno bisogno veramente di strade che gli permettano di convergere quanto ce n'è bisogno. E mi pare che lì sapeva bene dell'importanza di Gettysburg. Non credete al film in cui c'è una scena, e vi esorto ad andarla a rivedere, in cui come c'è lì che indica la mappa, ma come si chiama questa città? Che sembra il centro delle strade di questa regione, Gettysburg. Beh, non credete a questo, secondo me il piano era già lanciato, un attraversamento della Pennsylvania schermati dalle montagne e poi una curva improvvisa per dirigere su Washington, e Gettysburg era un punto focale, in quanto tante strade che erano state prese dai vari corpi d'armata non potevano muovere tutti i corpi d'armata insieme. E la stessa cosa dell'Unione, se ci pensate un attimo, Reynolds è il primo ad arrivare, ma tanti corpi d'armata sono in ritardo, anche perché probabilmente i due grandi eserciti non sapevano bene le posizioni l'uno all'altro. Ricordate, la Pennsylvania è molto verde, ci sono molte alture, lo vedete anche da questa mappa. Torno su McPherson Ridge, oggi parleremo di McPherson Ridge. Intanto vi faccio vedere la Seminary Ridge, posizione che insomma poi l'Unione prende in seguito alla ritirata McPherson, e vedete Cemetery Hill. Ok, più in basso, più a sud, c'è Little Round Top, di cui parleremo per quanto riguarda il secondo giorno. Vado a cancellare le linee in quanto voglio avere la mappa pulita. Mi scuso veramente per i riflessi, non ho avuto modo di posizionare correttamente le luci. Ma ecco, l'avanzata dei due eserciti, cancello anche qui, che si ritrovano alla fine, vedete tutte queste direzioni, convergono tutte a Gettysburg. Attenzione, è chiaro che con l'inizio dei combattimenti casuali gli eserciti trovano ogni strada, dato che ormai gli scontri erano iniziati e Gettysburg diventa il centro di questi movimenti. In realtà, e questo è il film, e questo per quanto riguarda il film è molto preciso, in realtà lì non voleva combattere perché non sapeva bene il numero, da quanti soldati, quanto era grande The Army of the Potomac. E tutto sommato le sue paure erano corrette alla luce di quanto successo a Gettysburg. E forse si fidava troppo dei suoi uomini, ma l'errore poi
al di là che Buford il primo giorno riesce a tenere, ecco, ricordatevi che all'inizio il film perché è sbagliato? Perché in realtà Buford, c'è uno scenario, il primo scenario, o meglio, il primo turno dei scenari di Gettysburg, che vedono Buford lungo, ecco, diciamo, West McPherson Ridge, un po' più avanzato, ma in realtà fu una difesa in ritirata. Buford si rende subito conto dal suo posto di osservazione del 30 giugno, attenzione, siamo il giorno prima, nel film non si capisce bene, ma Buford arriva sulla scena del delitto, scusate, il 30 giugno, e si accorge di questi momenti di truppe. Vedremo che poi, fra l'altro, erano momenti di truppe, per quanto riguarda i confederati, assolutamente innocenti, perché è vero che c'era Heath d'accordo col suo capo, col suo generale di divisione. Ricordatevi che la brigata di Heath dipendeva dal generale di divisione Hill, abbastanza malconcio, e lì lo sottolinea più volte anche nel libro Killer Angels. Bene, in questo caso Heath chiede il permesso di andare a Gettysburg a rimediare rifornimenti e soprattutto scarpe, dato che aveva saputo di un magazzino di scarpe a Gettysburg. Quindi non c'era l'intenzione, avevano tutti il divieto di non ingaggiare, attenzione, non dovete ingaggiare battaglia con l'Unione. Perché? Perché Stuart non aveva ancora riportato notizie certe, e quindi l'unica notizia certa era da quel pseudo attore Harrison, che fa subito capolino all'inizio del film, se ve lo ricordate. Ecco, in questo caso il film è completamente errato, in quanto Harrison, questo appare anche dal libro, ma è chiaro che probabilmente non potevano mettere due corpi d'armata di figuranti, diciamo, nel film. Harrison lì, insomma, vede 40 cavalieri dell'Unione. In realtà Harrison appostato fra le montagne, fra i massi, vede una lunga fila di fanteria unionista equivalente di circa 20.000 uomini, due corpi d'armata in avanzata, e corre subito ad avvertire Longstreet. Veramente una barzelletta la scena in cui appare il primo campo confederato di Longstreet, perché praticamente intorno alla tenda, questo l'ho appreso, ragazzi, ieri da un podcast intitolato proprio Gettysburg, un podcast fatto da due americani, che è vero, me l'hanno fatto notare, diciamo che prima l'avevo preso per, vabbè, è tutto compresso, e questi due americani, non mi ricordo il nome di questi due americani, che me l'hanno confermato, si svolge tutto intorno alla tenda di Longstreet, c'è il banjo, c'è coloro che guardano al telescopio, ci sono coloro che stanno facendo gli esercizi, insomma, praticamente c'è tutto un circo solamente intorno alla tenda del generale Longstreet. Poteva anche essere, però diciamo che lì è la tendenza del film a rappresentare delle scene tipiche dell'epoca, però sono eccessivamente concentrate. Harrison poi non è un attore, in realtà è uno pseudo attore che per scommessa era salito su un palco, però è vero, storicamente rende un grande servizio, perché dice: guardate che gli unionisti stanno avanzando. Quindi in realtà Meade, o consigliato da Reynolds o perché spinto all'azione, si è mosso precocemente a marce forzate sotto il caldo asfissiante di luglio di quella zona, torno su sul territorio. Qui siamo veramente in pieno caldo, in pieno luglio, dal film non si vede molto, ma fra l'altro ci sono tutte divise nuove, ma non si vede nemmeno il logorio delle divise, però fa molto caldo, e quindi questo è un doppio problema per le marce dei due eserciti. Ricordo anche che per unire questo episodio dei soldati confederati senza scarponi, lo vedete nella scena di Lee che si avvicina a Cashtown. Ecco, vi faccio vedere dov'è Cashtown, ecco, vediamo un po', vado sulla cam mobile, ecco, vedete la mappa che bella di questo gioco, perché riporta con fedeltà
qualsiasi asperità del terreno. Non sono andato a guardare, attenzione, una mappa topografica dell'epoca, però mi basta questa mappa che sembra veramente, veramente dettagliata. Ripeto, una grafica, diciamo, tradizionale, ma direi efficace. Ecco, vedete qui, lì in realtà è a Cashtown. Vi allargo un attimo, faccio una panoramica, vedete siamo a circa, molto vicino poi, siamo a 3, 6, 9, un chilometro e mezzo dalle artiglierie dell'Unione. Ricordatevi che lì vuole guardare, lo vedete anche nel film, non si capisce bene il percorso, ma vuole guardare con i suoi occhi cosa sta succedendo in questa parte, ecco, ingrandisco, da questa parte di Gettysburg. Scusate, vedete, siamo immediatamente a ovest di Gettysburg, lungo il Chambersburg Pike, la divisione di Hill, il terzo corpo. Scusate, un piccolo errore, perché poi alla fine mi vado a confondere con i comandanti di corpo, vado a ricontrollare, ma Hill è comandante divisionale e quindi con la divisione di Hill. Il corpo di Hill e la divisione di Heath, scusate la confusione, ma ho riguardato tanti comandanti, stavo ricordandomi i colonnelli di Buford e dimenticavo invece quelli più importanti. In ogni caso, il terzo corpo d'armata si piazza qui a Cashtown e da legare alla scena, se andate a rivedere il film, in cui c'è la banda che suona con i confederati, con l'esercito confederato in marcia, che è senza scarponi, quindi giusto il tentativo di Heath di andare a fare razzia verso Gettysburg. Chiaramente, se andate a vedere la mappa, è un po' più avanti, a circa 1, 2, 3, 4 chilometri da Cashtown, ma allo stesso tempo Hill aveva l'ordine di non ingaggiare. È proprio per questo che lì, ascoltando il suono dei cannoni, dice: uè, ma che cosa succede? Avevo dato ordine di non ingaggiare il nemico. E invece questo ordine, più che un ordine non rispettato, quasi che Heath non si aspettava questa resistenza che all'inizio appunto gli oppone Buford, ma poi chiaramente si ritrova Reynolds che ha marce forzate, proprio perché era stato avvertito da Buford, ma attenzione, Buford era una scoperta, Reynolds era già dietro Buford. Quindi l'Unione non si fa sorprendere, riesce a schierarsi, e vedete qui l'Iron Brigade, ok? Ricordatevi che questa Iron Brigade è famosissima per i suoi cappelli, diciamo, neri, non i kepi, non utilizzava i kepi, e lo vedete anche dal film, cioè, oppone una bella resistenza, ma la superiorità numerica e la pressione del confederato li porteranno alle circa le 3:30, alle 4, vado a rivedere quanto dura il McPherson Ridge va, vediamo un po', ha una durata di dalle 2:30 del pomeriggio alle 3:30, alle 3:30 i confederati, se vi ricordate anche il film, cominciano a dire sono on the run, sono in fuga. È vero, ma alla fine, ragazzi, l'Unione si ritira di poco e va a occupare una posizione oltre Gettysburg, ma all'altezza, diciamo, poi parleremo del Fish Hook. Vedete, qui abbiamo Cemetery Hill, Smith Ridge, e di là avete, vedete, vediamo un po' se arrivo, le altre, diciamo, terreno in fondo che costringerà il confederato ad attaccare su tutta la linea. In realtà non lo vedete su questa mappa, ve lo farò vedere domani. Lì le tenta tutte per sfondare lo schieramento, e in realtà poi perché poi mi ha fatto pensare a Waterloo, perché in realtà anche Waterloo è un tentativo. Mi ricordo settimana scorsa Antonio Battilani, che saluto, mi diceva: Mauro, sì, ma non era Hougoumont, non era l'obiettivo principale.
Sì, però è un tentativo di aggirare lo schieramento nemico, e lì, dopo aver preso McPherson Ridge, pensa che non ci sia tutto l'esercito unionista, ha ancora dei dubbi, ricordatevi, e ve lo ripeto, continua a maledire Stuart. Dov'è Stuart? Che cosa succede? Alla fine Meade esce vittorioso da questo schieramento, perché a marce forzate riesce a mettersi in una posizione difensiva vincente, ed era quello che voleva evitare Longstreet, perché Longstreet si rende conto subito che certe alture sono da prendere e frontalmente sarebbe un massacro. Ricordate cosa succede il secondo giorno, lo vedremo con un altro scenario. Ovviamente lo scenario principe non può che essere Little Round Top, non ricordo quale sia il numero, a me escono le lacrime quando vedo quella sequenza di immagini della difesa da parte del ventesimo main di Little Round Top. Ecco, mi vergogno un po' a dire mi escono le lacrime, forse sono un pochino, lo ammetto, influenzato da una sorta di epicità di Gettysburg sottolineata sempre da qualsiasi americano. L'ho sempre detto, gli americani sono bravi anche a rendere importanti episodi secondari. Gettysburg non è sicuramente un episodio secondario per la loro storia, ma ci sono tanti scontri avvenuti in Europa con queste perdite, ma Gettysburg è veramente drammaticità e romanticismo allo stesso tempo. Chi ha avuto la fortuna di visitare tutto il campo di Gettysburg, e auguro a tutti di fare come in Normandia, ragazzi, almeno una volta nella vita dovete andare in Normandia, almeno una volta nella vita dovete andare a Gettysburg, e io non sono mai stato a Waterloo, e una volta nella vita dovete visitare Waterloo. Perché? Perché sul campo capite certi movimenti anche degli eserciti, perché, per come sono sincero, a Gettysburg ho avuto una guida che mi ripeteva sempre del Fishhook, ma mi pareva che ripetesse la storia a memoria, ma in realtà avevo capito poco di certi avvenimenti. Poi uno se li va a rileggere, però con questo Fishhook, cioè questo amo, questa posizione difensiva a mo' di amo, una sorta, ve lo faccio vedere, diciamo che ecco, è questa posizione difensiva, vedete, l'ho disegnata sullo schermo, e qui chiaramente è la difesa di Little Round Top, vediamo, faccio un po' così. Però ecco, si capisce bene questa situazione con l'antefatto, e chiaramente andando sul terreno poi col pulmino riesci bene a capire che tutto sommato il fronte d'attacco era molto vasto, molto più vasto rispetto a Waterloo per esempio. I tentativi appunto di lì, prima diciamo centrali, ma per prendere le alture, poi il tentativo di sfondare sulla destra, sulla sua destra, sulla sinistra dell'Unione, dell'esercito non schierato, e poi quell'attacco al centro contro Cemetery Ridge. In realtà sono una serie di tentativi frontali che non portano a nulla. E io quando vedo la carica di Pickett, e questo ne parleremo il terzo giorno con uno scenario, beh, devo dire che mi ricorda tanto la carica della guardia di Napoleone con l'antefatto della carica di Ney. È un estremo tentativo di rompere al centro perché si ha tanta fiducia nei soldati che si guidano. Però attenzione, a Waterloo non c'erano quelle armi che abbiamo invece a Gettysburg, cioè il massacro è dovuto anche a un certo delle nuove armi. Certo, abbiamo un numero di perdite simile, però in dei tempi anche più brevi se analizziamo lo scontro, anche se poi alla fine mi pare che nella tre giorni di Waterloo siamo arrivati sempre a 50.000 perdite. Sì, sono simili,
Però i massacri, per esempio, se ricordate un attimo di Torantop, si svolgono in pochi minuti, proprio perché le armi sono più efficaci, soprattutto anche i cannoni che possono sparare a mitraglia, e lo vedete nell'assalto finale dei confederati di Pickett, beh, lì i cannoni a mitraglia fanno veramente scempio di quelle linee molto dense di soldati pronti a caricare. E quindi ecco tante analogie troviamo tra Waterloo, secondo me, e lì, due modi simili di combattere, ma probabilmente il tentativi di lì sono un pochino, direi, anacronistici, e devo dire che col senno di poi, perché secondo me è difficile, poi l'ho già detto, è facile criticare, ma stare sul campo di battaglia, ragazzi, e prendere decisioni, spero che non venga mai, ma deve essere veramente 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 complesso, e insomma mandare al macello tanti uomini se ci sono le persone vedute non è così semplice. Diego mi dice: le perdite sono sempre diminuite dal 700 alla fine dell'800. Ecco Diego, tu che mi dai questa sorta di suggerimento, sarebbe interessante vedere in battaglie in cui ci sono eserciti simili, quindi da 60, 70, 80 mila persone, nell'arco di una giornata, ricordate Antietam, e nell'arco di tre giorni, ricordate Gettysburg, vedere, proprio fare una comparazione. Devo dire che mi manca questo, fare proprio un'analisi di perdite in proporzione dovute a perché e per come. Questo sarebbe interessante, bisogna pensarci. Ricordate per esempio la Normandia, abbiamo parlato di uno sbarco che alla fine, le cifre ufficiali parlano fino a 5.000 a 5.000 perdite, tutto sommato col senno di poi, ecco, come dice Diego, diminuiscono, non sono poi tante, ma io dico però in un arco temporale più breve, Diego, però ecco, questo è tutto analizzare, perché è un'altra occasione di riflessione. Ma che cosa dire? Ecco, vediamo un po', oggi non ho la schermata dall'alto, continuo a usare la cam mobile, ma vedrò poi, perché oggi la cam mobile non è partita. Ecco, ma che cosa dobbiamo dire del gioco di Nessig e come ci aiuta a rappresentare il gioco? Prima di tutto, di Nessig va nel dettaglio. Chi conosce di Nessig sa che spesso e volentieri lui vuole simulare più che far giocare. Ricordatevi che io ricordo, ecco Diego, bravo, ha fatto in proporzione ovviamente, però questo bisognerebbe fare un bello studio, perché è veramente materia di riflessione, proprio per comparare. Io adesso chiaramente sono tre battaglie recenti, Normandia, Waterloo e questo Gettysburg, le tre battaglie per antonomasia, una del XX e due del XIX secolo. Però sarebbe interessante, forse il carnaio avviene alla prima guerra mondiale, e anche in realtà poi probabilmente la pazzia assoluta più che a Gettysburg, a Waterloo, la troviamo nella prima guerra mondiale, dove eserciti spinti all'attacco, alla carica, vengono massacrati dalla mitragliatrice. Probabilmente, Diego, la mitragliatrice che poi spopola per un certo periodo sul campo di battaglia e costringe a cambiare alcune tattiche. Ma per esempio adesso mi arrischio, ricordando Rommel e le sue infiltrazioni da prima guerra mondiale, a Gettysburg nulla di ciò. Ma perché? Guardate che sembra una stupidata, ma anche in questo caso probabilmente si poteva fare infiltrazioni, ma non erano nelle tattiche, e questo bisogna andare ad assodarlo, perché ecco, vi ho dato spunto di riflessione, perché poi siamo in diretta e certi ragionamenti ci conducono a farci delle domande. Le perdite sono sempre di meno, ma perché, Diego? Bisogna vedere una battaglia di riferimento e fare un'analisi, perché questo... Probabilmente ci sarà un libro che fa questa, diciamo, questo calcolo, però ecco, parlando e ragionando, bello, è una riflessione che merita un certo approfondimento. Ma andiamo non sul tavolo, ma devo rimanere
vi faccio vedere, siamo sul nero qui, si vede solo la telecamera dello speaker, devo tornare, oggi sono costretto sulla cam mobile. Allora, prima di tutto ricordo, si usava ancora l'ordine chiuso? Sì, ecco Diego, l'ordine chiuso è una chiaramente una risposta, ma Waterloo c'è l'ordine chiuso. Probabilmente la guerra civile americana segue certi dettami della prima parte del XIX secolo, ma non ha imparato che probabilmente l'ordine chiuso non rende quando si attacca. E non lo so, qui poi alla fine entriamo nel dettaglio e bisognerebbe veramente fare uno studio approfondito, perché scusate, perché devo con a Little Round Top, perché devo attaccare così per quell'ordine chiuso? Perché poi alla fine quando arrivo in contatto sfrutto la potenza di fuoco e vado all'attacco? Sì, ma c'è un altro modo? Beh, in questo caso probabilmente con le armi dell'epoca, ecco, sì, bravo Diego, sì, perché con le armi dell'epoca non si poteva fare diversamente e quindi quella era la tattica più utilizzata. È chiaro però che poi certe cose secondo me tardano, anche se io esco da West Point e presumo che i generali dell'epoca erano tutti usciti da West Point, che all'epoca già era scuola di guerra, è chiaro che ti basi su certe strategie, soprattutto penso a Napoleone, che stiamo parlando di 50 anni scarsi, e chiaramente c'è bisogno di cambiare, sì, ma se non cambi i fucili, giustamente, le tattiche non cambiano. Però, Diego, c'è un cambio nei fucili, soprattutto in questo caso, pensando a Gettysburg e ai differenti tipi di arma personale che aveva il Confederato e che aveva l'Unione. Lo vediamo anche il primo giorno, certo, lo vediamo anche nel film, ma avevano i fucili più efficaci l'Unione in quel frangente, dunque c'è questa differenza di utilizzo delle armi, poteva anche venire una tattica diversa? Non lo so, questa è una domanda che io non ho studiato a West Point, ma chiaramente se tu sei un grande generale ti basi sulla tua formazione e quindi segui un certo modo di fare che chiaramente se ha portato a vincere in precedenza ti porterà a vincere anche a Gettysburg, ma così non fu. Ecco, vediamo un po' nei miei appunti che ho preparato. Ecco, qual è il fatto secondo me che colpisce del sistema di Dinessig? Metto da parte il libro che ho voluto, Gettysburg 1863, non mi sono portato perché sono fuori per lavoro altri libri, prometto venerdì farò una bella rassegna sia anche con altri giochi, questo qui però l'ho trovato molto con Gettysburg 1863, ecco, metto della BAM numero 53, lo trovate su Amazon, mi è piaciuto molto, guardate che bello, c'è tutto l'ordine di battaglia in particolare, quindi ecco una cosa da fare quando preparate le vostre diciamo mappe da gioco o tridimensionale o con i counter, vedere se ci sono dei diretti degli errori oppure l'autore, come in questo caso non lo vado nemmeno a vedere, o l'autore è stato fedele nel riportare l'ordine battaglia. Ecco, tornando sul tavolo, tornando sulla cam mobile, voglio prendere un attimo, così analizzo con voi, prima di tutto, le unità che sono in gioco. Allora, vedete, lo metto in evidenza, stiamo parlando del Line o Battle Series, Diego mi dici in diretta, sì, era canale gara, quindi più preciso, ma rimaneva la stessa quantità di tiri a minuti del periodo napoleonico. Ecco, sì Diego, però ti ripeto, io me lo sono posto in maniera veramente genuina. C'era la possibilità di cambiare tattica a Gettysburg nello specifico? Sì, no, non lo so. Secondo me sì, perché Longstreet lo dice, facciamo questa campagna difensiva. Probabilmente si è già reso conto che è cambiato qualcosa nei rapporti di forza, nelle armi che ha l'Unione, sì,
e quindi c'è bisogno veramente di un terreno privilegiato per combattere la pari. Non lo so, ti ripeto, Diego, questa è una riflessione che mi è venuta adesso. Mi dici giustamente, rimaneva la stessa quantità di tiri a minuti del periodo napoleonico. Cavolo, questa, Diego, ecco, lo dico in diretta, Diego ha dato una bella notizia. Praticamente a distanza di 50 anni circa, anche qualche 48 anni esattamente, c'era, probabilmente però erano più addestrati, non lo so, ma sia a Waterloo, Diego questo mi deve dare conferma, che a Gettysburg abbiamo lo stesso, diciamo, tasso di tiro al minuto. Bene, a riprova che probabilmente bisogna seguire la stessa tattica, però ripeto, c'era la possibilità di fare qualcosa di diverso, soprattutto dal punto di vista confederato? Non lo so, questa è una domanda che cercherò di... erano più addestrati del 700? Beh, Diego, questo non lo so, ma non... Allora, i confederati, diciamo, c'erano dei corpi scelti, però... Tu dici erano più addestrati del 700? Beh, in questo caso, Diego, non ti so rispondere, bisognerebbe leggere diverse fonti. Ecco, ma che dire del gioco Last Chance for Victory? Prima di tutto, perché l'ho scelto? Prima di tutto ho scelto ancora un Hex Encounter, e qui ho avuto qualche dubbio perché gli ultimi tre giochi che ho presentato in questo nuovo format, diciamo un format che approfondisce di più con libri, film, metterò qualche video prossimamente proprio per aiutarvi a capire meglio Gettysburg col film, perché poi alla fine chi non vuole giocare la Chance for Victory è giusto che abbia un'idea di quello che è successo in questo campo di battaglia. Ripeto, ormai sto facendo questo tentativo, questo movimento di wargame verso la storia e viceversa, cioè appassionare il giocatore alla storia e riviverla attraverso appunto i media, che siano libri, che siano video, e chiaramente un wargame di riferimento. Dicevo, perché ho scelto Last Chance for Victory? La mia scelta, dopo tanto pensare, poteva finire su Three Days at Gettysburg di Richard Berg. E ho deciso Last Chance for Victory perché mi sembra che Dinesi cerchi ancora di rappresentare meglio al suo interno delle regole che cercano di riportare meglio, sono meno ludiche le regole di Nessig, anche se non voglio togliere nulla a Three Days at Gettysburg di Richard Berg, perché Richard Berg è leggermente più giocoso, e lo ricordo, si vede dalla catena di comando, perché in questo caso vedremo nelle tabelle che Dinesi, che per la catena di comando presta molta attenzione e dà dei modificatori interessanti. Oggi ho risposto a un appassionato che parlava di Kriegsspiel, diceva è chiaro che una catena di comando è totalmente fuori luogo in qualsiasi gioco, è vero. Però qui almeno di Nessig, vediamo un po' se sposto un attimo la cam mobile, se riesco a ritrovare, ecco qui la tabella command, ecco, vedete qui metti in evidenza order delivery, vedete che ci sono dei modificatori per, qui vi spiegherò la regola del comando, ci sono i modificatori che vanno a incidere sul lancio di ricezione del comando, che parte dal comandante in capo, che va al comandante di corpo d'armata, che va al comandante divisionale, e a sua volta il comandante divisionale che distribuisce ai suoi comandanti di brigata, stiamo sempre parlando a livello dei generali. E questi modificatori vanno a incidere sul tempo di consegna e su, diciamo, sulla ricezione completa del comando. Vedete in basso, ecco, lo lascio, vedete qui command radius, armata, corpo, divisione, brigata, cioè abbiamo tutte le distanze. Qui avete type, qui avete order delivery, quanti turni, la army
commands il comandante in capo awareness on fire, normal, not so sure o comatose. Ecco i turni, ricordatevi che il gioco si vediamo un po', ecco vado a prendere, mi sposto un attimo, vado a prendere i turni di gioco che spiegherò chiaramente nella prossima puntata. Vedete qui abbiamo turni, vado sul giorno, ecco abbiamo turni da 15 minuti, vedete le 3.45, le 4, le 4.15, 4.30, 4.45, 5 e poi andiamo per ore. E questo è tutto il calendario per quanto riguarda lo scorrere del tempo. Abbiamo turni di 15 minuti nel pieno della battaglia e poi chiaramente si allungano se si avvicina la sera, molto realistico per usare questo termine, ragazzi, molto difficile parlare di realismo in wargame dato che stiamo parlando sempre di giochi, ma l'autore cerca di avvicinarsi a degli aspetti che sono tipici di quella battaglia. Ecco cosa dicevo. Dicevo che ho scelto prima di tutto Dynastic per questo sistema di comando che, con cui potete anche non giocare. Attenzione, attenzione, potete anche metterlo completamente da parte, ma secondo me non giocare, scusate, questo è Last Chance for Victory, devo recuperare il manuale principale, non lo trovo, va bene, poi lo diciamo, ecco lo vado a scaricare, vediamo un po' se riesco a scaricarlo, così possiamo già dare un'occhiata. Chiaramente si scarica dal sito, vediamo un po' se siamo in diretta, si scarica dal sito della MMP Publishing e volete andare sulla The Gamers, la vecchia casa di Nessig, ecco vado nella Line of Battle Series Page e vado a scaricare le regole, ecco qui, vediamo un po' se riesco, ecco, il comando, la command phase che è la decima, viene il paragrafo, scusate, la sezione 10 delle regole. Vediamo un po' se riesco a scaricarlo per bene e voglio portarvene una foto, vediamo se ce la faccio velocemente, got it, vediamo un po' se faccio un download, save, ecco lo sto salvando in maniera tale che ve lo posso aprire e darvi un'idea del regolamento principale. Ecco, lo sto aprendo, ragazzi, vediamo un po' se ce la faccio. Oggi 1001 problemi tecnici di qualsiasi natura, l'ultimo chiaramente è la mancanza della cam, della webcam dall'alto e la mancanza del browser Google. Sì, ok, ecco, mi fa delle domande, incredibile, ragazzi, oggi non è giornata per lavorare con... Ok, continuo, d'accordo. Bene, stavo un attimo facendo, ecco, faccio, vediamo un po' così se riesco, take a snapshot e vediamo se sulle mappe riesco a fare un control V e... No, non ce la faccio, ragazzi, chiaramente non posso farvi vedere adesso il manuale regole, e non ce l'ho sotto mano, vediamo un po' se riesco a farvi vedere la videata, vediamo, eccola qui, bene, ci sono arrivato lo stesso, vedete vi sto facendo vedere la videata del manuale, Line of Battle Series Rules, vedete, qui abbiamo le pedine che dopo 61 minuti andrò a spiegare la prossima volta. Oggi mi sono veramente trattenuto e ho tantissimo da dire su Gettysburg, dovevo raccontarvi dell'esplorazione sul campo di battaglia con il gioco in mano, sì l'ho fatto, è una delle tante cose che ho fatto per vedere se effettivamente le mappe erano fatte decenti, sì, forse ecco, Little Round Top mi ha lasciato sorpreso perché avevo in testa tante immagini del film e poi ho visto la mappa, in realtà molti dicono che nel film Little Round Top difesa da Chamberlain e il suo ventesimo main è troppo boscosa, così dicono diciamo i detrattori del film. Mi dice Diego in diretta: certo, potevamo fare un tipo di battaglia diversa, i confederati, stare sotto insieme,
dover fare attacchi frontali, come dice Diego in diretta, ma non potevano cambiare il modo di combattere a livello tattico. Diego, ti voglio dar ragione, torno in diretta, perché diciamo che sai, in questo caso chiudo, vediamo un po' se riesco a tornare in diretta. Bene, sì, Diego, non potevano fare, torno sulla principale, non potevano fare attacchi, non era consigliabile fare attacchi frontali, però quando Hood è costretto ad attaccare frontalmente le alture di Little Round Top con la sua divisione, e Longstreet cerca di fargli capire: guarda, io ci ho provato, ma non c'è stato modo di smuovere lì. Beh, in quel caso si poteva fare diversamente, non lo so. Lì c'è un tentativo di aggiramento, poi fallito, perché il ventesimo main riesce ad allungare la sua linea. Sì, probabilmente Diego hai ragione, non potevano cambiare il modo di combattere di tattico, quindi l'aero tattico prevedeva un avvicinamento in linea, il cambiamento della linea per fare un aggiramento, poi mettersi in linea a sparare e finalmente, se il nemico era indebolito, andare alla carica. Interessante, ma lo vedrò la prossima volta, che questo sistema di gioco implementa una check morale prima della carica, molto interessante, e diciamo, utilizzo ancora il termine, molto molto realistico. Ma siamo arrivati a 63 minuti di trasmissione e oggi, come avete visto, siamo al 28 giugno, c'è ancora Harrison che gira per la campagna della Pennsylvania a cercare l'unionista, e dopodomani andrò direttamente a spiegare lo scenario, non perderò tempo in questa introduzione, e ritornerò col libro Gettysburg, speriamo di non avere problemi tecnici come oggi, soprattutto per quanto riguarda la seconda telecamera, però vi ho fatto vedere, ecco, metto da parte, vi ho fatto vedere un attimo il terreno di gioco di questo wargame, Last Chance for Victory, e andremo a spiegare, oggi non ve l'ho spiegato, ma è semplice il terreno, bisogna capire gli slope, bisogna capire le foreste, bisogna capire i frutteti, ma molto semplice. E poi ci sono diversi livelli del terreno che possono incidere sulla cosiddetta linea di vista. La bellezza di questo gioco è poi che per ogni cannone, ce ne sono tanti di tipologie di cannone, vediamo un po' se riesco subito a visualizzarle. Sì, guardate un attimo la particolarità di questo gioco, che mi riporta, ecco, ve lo faccio vedere, metto un attimo, inclino, guardate qui, riporta questo regolamento tutti i tipi di cannone con il loro max range e la loro, diciamo, effettiva potenza. Vedete, qui abbiamo Weapon Characteristics Charts, un'altra favolosa, vedete, avete tutte le armi utilizzate, questo lo analizzeremo alla luce anche di questo scenario. Vi andrò a spiegare appunto tutte le tabelle di combattimento, che sono tante, ma devo dire, tutto sommato, non è un regolamento difficile. Dovete però considerare, ecco, ve lo faccio vedere, che abbiamo tante particolarità per quanto riguarda Last Chance for Victory, come proprio come battaglia ci sono delle regole di cui tener conto, le regole del primo giorno del confederato, le regole del primo giorno del federale, dell'unionista, quindi ci sono tante regolette di cui tener conto, però in realtà, dopo che avete capito il sistema di comando, è solamente dovete solo capire come funziona l'analisi dei vari modificatori, ma la combat table è molto semplice, e quando capirete come leggere i vari, ecco, vedete, gli shift di colonna per quanto riguarda il combattimento, poi vi rimarrà solo da studiarvi le formazioni, che in realtà abbiamo rod column, abbiamo formazione di linea, vedete qui per esempio, vi faccio vedere, ho messo tutte le unità di fanteria già in line. Se le giro, ragazzi, le unità hanno il loro face, vediamo un po'
se ecco, forse non si vede, ecco, la metto qui, ecco, vedete, avete la, il movimento in colonna che aumenta poi di 2 punti movimento la possibilità di coprire più esagoni dell'unità, linea, colonna, poi avete le, vedete le artiglierie che qui sono limbered, che sono al traino, chiaramente dovete capire che sono limbered and unlimbered, che sono praticamente posizionate per sparare, chiaramente si stanno avvicinando al campo di battaglia e qui magari le faccio avvicinare e poi le posiziono. E in realtà poi la forza su, per quanto riguarda l'unità è riportata rifle 9, vuol dire che sono dotati di fucile con forza 9 e vedremo come si decrementa. Ecco, una cosa che non mi piace di questo gioco è, vediamo un po', sono questi punti decrementali MO SPI, veramente le vado a prendere, scusate, mi sono un attimo alzato per farvelo vedere in diretta. Ecco, vedete, qui ve lo faccio vedere, non mi piace il modo di rappresentare le perdite con questi counter che fanno tanto vecchia SPI. Certo, si risparmiano tanti marker, però potevano trovare qualcosa di meglio. Non mi piace, non mi piace, e abbiamo detto tutti che forse è il momento che la MMP, malgrado abbia dei sistemi vincenti, cambi qualcosa a livello di grafica. Diego, torno in diretta, quindi riassumendo, capire le formazioni, vedremo poi, giocheremo questo scenario, faremo i comandi qui non sono da dare perché sono già scritti nello scenario, vedremo cosa può fare l'unità, o muovere e sparare o solo sparare, chiaramente quando muove e spara, spara in maniera ridotta, sono le due attività che può fare l'unità in questi 15 minuti perché sono molto compressi, quindi è chiaro che c'è un tentativo dell'autore di rappresentare questo schieramento in linea e successivo fuoco. Diceva Diego in diretta, torno in diretta per concludere la mia trasmissione, certo potevano fare un tipo di battaglia diversa, Diego scusa l'avevi già affermato, quindi Diego ci dice in diretta che era impossibile per il confederato, soprattutto con il tipo di arma che aveva, cambiare il livello tattico, cioè quel formare la linea, sparare e poi attaccare. È chiaro che magari a livello operazionale, a livello strategico, forse a Gettysburg si poteva fare qualcosa di diverso. E, bene signori, questa è l'introduzione, scusate, mi scuso veramente per i problemi tecnici di oggi, ne abbiamo avuti tantissimi e già tanto che sono riuscito a fare quest'ora di trasmissione. Mercoledì sarà il 1° luglio, saremo ancora più in argomento perché presenterò lo scenario, sperando di avere anche la visione dall'alto, vi spiegherò le fasi. Torneremo su questa command phase, oggi non l'ho descritta completamente, intendo farlo la prossima volta. Parleremo di nuovo di Killer Angels, ricordo gli angeli, se volete tradurlo in maniera gli angeli assassini, nella traduzione italiana nel film ho notato gli angeli sterminatori, va bene, angeli assassini. È una frase detta da Keir Rain, ve l'ho detto, il, diciamo, il padre putativo dei fratelli Chamberlain. E ci vediamo mercoledì di nuovo col Giannizzero Nero podcast e video, sperando che i problemi tecnici non ci rovinino la puntata. Buona serata, grazie Diego per gli interventi, ma ringrazio anche Claudio, sempre presente, grazie a Max e grazie a Damiano. Ci vediamo mercoledì per dibattere e analizzare lo scenario 2 di Last Chance for Victory, l'assalto a McPherson Ridge, il secondo assalto, perché il primo chiaramente non era andato a buon fine. Ciao, via prima con la sigla finale per il Giannizzero. Video. Saluto anche voi pochi, ormai siamo agli sgocci dei ragazzi, la stagione sta per finire, siete anche stanchi di seguirmi, vi ringrazio comunque per la fedeltà, ci vediamo mercoledì sempre alle 18.30 con Gettysburg, la grande battaglia, il turning point della guerra civile americana. Ciao e a presto, via con la sigla.